Buongiorno a tutti e bentrovati. Nella lezione di oggi parliamo di un movimento culturale che ebbe una grande importanza nell'Europa del Settecento, l'Illuminismo. Si tratta di una corrente piuttosto complessa, quindi qui cercheremo di dare una sintesi, una visione d'insieme di quelle che sono le caratteristiche principali di questo movimento del pensiero che coinvolse diversi ambiti e che ebbe appunto importanti ripercussioni sulla storia europea e non solo. Procediamo con ordine e quindi parliamo di quella che era la situazione precedente all'affermazione di questa corrente. Possiamo dire che il periodo della storia europea che va dal XIV secolo, quindi dal 300, fino alla data d'inizio della Rivoluzione francese, quindi 1789, presenti delle caratteristiche comuni, quindi pur nel passaggio da una società, quella del 300, ad un'altra, quella del 700, con dei, ovviamente insomma in 4 secoli di storia dei profondi mutamenti sotto tanti punti di vista, però possiamo riconoscere alcuni caratteri di fondo che hanno portato gli storici ad elaborare una definizione, il cosiddetto antico regime, e quindi a considerare quest'epoca nel suo complesso come un qualcosa di profondamente diverso da ciò che si affermerà in seguito. Allora, vediamo le caratteristiche del cosiddetto Ancien Régime, quindi antico regime. Ci sono degli aspetti politici da prendere in considerazione. Quindi l'affermazione e il consolidamento degli stati assoluti, quindi delle forme di governo assolutistiche, degli aspetti sociali, quindi l'esistenza di una società divisa in ordini, i tre stati, i cosiddetti tre stati, che erano il clero, la nobiltà e il terzo stato, e fondata su un'economia che era ancora prevalentemente agricola, fino appunto alle soglie non tanto della rivoluzione francese, ma in questo caso di quella industriale. E poi degli aspetti giuridici, perché durante l'epoca dell'antico regime gli uomini non erano tutti uguali davanti alla legge, esistevano dei privilegi per alcune classi sociali, quindi in particolare il clero e l'aristocrazia godevano di molti privilegi, mentre la maggior parte della popolazione non aveva alcun diritto. Fra l'altro il cosiddetto terzo stato, che includeva tutti coloro che non facevano parte degli altri due, era in realtà una classe sociale molto varia al proprio interno, quindi si potevano avere esponenti di quella che oggi chiameremmo alta borghesia addirittura, accanto a persone del popolo, anche molto povere, quindi anche contadini o quelli che in seguito verranno definiti proletari. Ecco, quindi tutto questo assetto che si portava avanti da secoli fece sì che gradatamente si cominciassero a diffondere delle idee nel corso del Settecento che in qualche modo cercavano di uscire da questi schemi, uscire dai problemi che questo stato di cose comportava. Questo movimento culturale viene chiamato appunto illuminismo. Il termine contiene la parola lume, quindi gli illuministi erano sostanzialmente convinti di poter e di voler illuminare gli uomini con la luce della ragione. Quindi per gli illuministi la fiducia nella ragione è qualcosa di assolutamente centrale, preminente nel loro pensiero, e la ragione è quella forza che deriva dall'intelligenza degli uomini, di tutti gli uomini, quindi non solo di quelli appartenenti ad alcune classi sociali, ed è la forza che potrà permettere loro di arrivare ad un miglioramento progressivo della situazione personale e quindi anche della società. Il loro obiettivo era quello quindi di cercare di portare alla felicità e quindi alla migliore condizione di vita possibile il maggior numero di persone. Quindi sicuramente un intento nobile. Almeno nelle premesse, poi non mancarono ovviamente dei punti d'ombra anche nell'illuminismo, però diciamo che le premesse da cui si partiva erano quelle di portare ad un graduale miglioramento della società, superando i problemi che fino a quel momento c'erano stati. Secondo quindi gli illuministi, il frutto più importante della ragione era la scienza, che conobbe fra l'altro nel corso del Settecento degli importanti successi. Vale sicuramente la pena di ricordare almeno un paio di ambiti, quello chimico e quello fisico. Quindi nell'ambito della chimica possiamo dire che si assiste sostanzialmente alla nascita della chimica moderna, grazie all'operato ad esempio di Lavoisier. Nella fisica abbiamo degli importanti studi, in particolare quelli di Coulomb, Galvani e Volta, che porteranno alla scoperta dell'elettricità.
Gli illuministi quindi mettono al centro del proprio pensiero e anche diventa proprio il cuore della loro azione la scienza e con pari energia criticano la Chiesa perché ritengono che il modo di porsi della Chiesa che propone di credere nel mistero e di accettare delle verità per fede sia sostanzialmente un atteggiamento, diciamo così, oscurantista. Possiamo quindi dire che l'illuminismo in qualche modo porta a compimento quel processo di laicizzazione della cultura e del pensiero che era stato avviato dal Rinascimento. Per quanto riguarda l'origine di questo movimento, mentre il Rinascimento fondamentalmente ha come cuore l'Italia, quindi l'arte e la cultura italiana sono sicuramente centrali nel Rinascimento, ecco l'Illuminismo invece ebbe inizio in Inghilterra e si sviluppò in seguito soprattutto in Francia, per merito prevalentemente dell'opera di alcuni filosofi, quindi vale la pena ricordare almeno Voltaire, Montesquieu e Rousseau. Poi da lì si diffuse in tutta Europa. Ecco, non c'è un'unitarietà assoluta nel pensiero degli illuministi, possiamo avere delle posizioni anche molto diverse l'una dall'altra, però sicuramente c'è un dato comune fra tutte queste menti, insomma, che emersero in questo periodo ed era quello appunto di avere come cavallo di battaglia il combattimento nei confronti di tutto ciò che loro consideravano arretrato nella cultura, nella società e nella politica. Quindi anche proprio alla figura dell'uomo di cultura e intellettuale veniva proprio riconosciuto questo compito importante all'interno di questa sorta di combattimento morale. L'uomo di cultura aveva il compito di convincere le persone comuni della necessità di progredire, quindi di emanciparsi dalla loro situazione per guardare ad un futuro migliore, lasciandosi alle spalle la mentalità dei secoli precedenti che veniva considerata arretrata. Ecco, una delle opere simbolo dell'illuminismo è sicuramente la grande enciclopedia o dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri. Si tratta di un'opera monumentale che è il frutto del sapere di 150 illuministi e sicuramente è l'opera più rappresentativa di questo movimento. La prima edizione è del 1772. L'enciclopedia era diretta da Denis Diderot e da Jean-Baptiste d'Alembert e richiese oltre 20 anni di lavoro, quindi viene pubblicata per la prima volta nel 72, ma era stata avviata nel 1751. Gli autori, come dicevamo, furono numerosi, quindi è proprio un'opera rivoluzionaria in questo senso. Oggi siamo abituati alle enciclopedie, quindi questo non ci stupisce più, ma per l'epoca era qualcosa di veramente innovativo. Quindi abbiamo importanti filosofi, ma anche personalità molto meno conosciute, e la pubblicazione fu davvero un lavoro imponente, una vera e propria impresa, anche perché oltre agli scrittori, nel senso ai pensatori, erano ovviamente coinvolti anche cartacei, incisori, artigiani, perché fra l'altro c'erano delle tavole anche che illustravano molti contenuti. Il progetto iniziale prevedeva di pubblicare 10 volumi, ma si arrivò addirittura a 35 in più di 20 anni. L'edizione del 1777 conteneva quasi 72.000 articoli e quasi 3.000 incisioni. Il successo fu enorme, l'obiettivo era quello di far conoscere al maggior numero di persone possibile tutto ciò che l'uomo fino a quel momento aveva scoperto con la ragione e con la scienza, quindi era un'opera molto innovativa e molto accattivante. Venne ristampata numerose volte, tradotta in varie lingue e le tirature furono davvero colossali. Se consideriamo che all'epoca le copie di un libro raramente raggiungevano le 1500, ecco qui abbiamo invece 4200 esemplari, quindi possiamo proprio dire che si tratta di un'opera che ha segnato i tempi in cui è stata pensata e realizzata. Chiaramente, ecco, questa diffusione capillare, appunto, sempre relativamente a quelli che erano i numeri dell'epoca, dell'enciclopedia, provocò un grande cambiamento culturale, quindi una sorta di rivoluzione culturale. E che ha anticipato, insomma, quelle che sono state poi altre rivoluzioni a partire da quella francese. Quindi, anche per questo motivo fu anche osteggiata, quindi chiaramente tutte le forze che venivano danneggiate da quest'opera, in primis la monarchia francese, le forze, diciamo così, gli intellettuali più conservatori, i politici conservatori e naturalmente anche la Chiesa.
preoccupata per la diffusione delle idee dell'illuminismo, cercarono di osteggiare quest'opera. Venne fra l'altro inserita nell'indice dei libri proibiti da Papa Clemente XIII, quindi in questo modo si vietava ai cattolici l'acquisto di quest'opera. Ecco, dell'illuminismo fa parte anche un'altra novità, in realtà, che riprende anche questa un qualche cosa che già esisteva prima, ed è quella delle esplorazioni geografiche. La scoperta del Nuovo Mondo risale, come tutti sappiamo, all'epoca di Cristoforo Colombo, quindi anche questa inizia nel Rinascimento, ma anche questa viene ripresa in modo consistente con l'Illuminismo. In realtà, per quanto riguarda il rapporto fra il Vecchio Mondo e le altre parti del pianeta, non c'è mai stata un'interruzione, perché nel 600 c'erano state le compagnie di navigazione olandesi, inglesi, francesi, quindi in realtà c'erano sempre state, diciamo così, delle rotte che avevano collegato l'Europa con altre parti del pianeta, però l'intento era commerciale. Ecco, qua invece il desiderio di conoscenze nuove, l'ansia di sperimentare propria dell'illuminismo, quindi questa sete di conoscenza, favorisce i viaggi di esplorazione proprio allo scopo di conoscenza geografica. Quindi ci si comincia ad interrogare, ad esempio, sulle caratteristiche botaniche dei mondi lontani, di terre sino ad allora sconosciute. Ci si chiede se esistessero dei passaggi fra gli oceani, quali fossero i limiti precisi dei continenti, quale fosse la forma esatta delle coste o le caratteristiche del paesaggio. Abbiamo quindi, come si diceva, una nuova fase di esplorazioni che va a completare la stagione di scoperte geografiche avviate dalla fine del XV secolo. Sicuramente da ricordare le spedizioni di James Cook, che è un ufficiale inglese, il quale fra il 1768 e il 1780 effettua tre grandi viaggi durante i quali scopre ed esplora le coste australiane e neozelandesi, scrivendo fra l'altro un diario di viaggio, una relazione molto interessante su ciò che ha visto. Le sue pagine descrivono con precisione i paesaggi, ma anche gli animali, il canguro, il koala, che oggi abbiamo benissimo presenti, ma che all'epoca erano assolutamente sconosciuti in Europa, o anche la vegetazione, quindi l'ibisco, l'eucalipto. E non da ultimo gli indigeni, quindi gli aborigeni australiani, ma anche i maori neozelandesi, che all'epoca fondamentalmente conducevano una vita ancora molto vicina a quella degli uomini dell'età della pietra. Ecco, fu fra l'altro possibile proprio per la prima volta disegnare una mappa completa ed esatta del globo terrestre, proprio grazie alle spedizioni effettuate da James Cook. Alla fine del XVIII secolo le aree del mondo ancora da scoprire non erano più così numerose, quindi mancavano alcune zone interne dell'Africa, altre zone interne dell'Australia e i poli. Però diciamo che sostanzialmente la conoscenza geografica del pianeta era già decisamente a buon punto, quasi completa. Ecco, sempre tornando a quelli che sono i cardini del pensiero illuminista, come non citare il mito del buon selvaggio? Allora, anche qua andiamo a mettere le premesse. Quindi, secondo gli illuministi, l'uomo è un soggetto dotato di ragione, appunto, quindi tutti gli uomini sono dotati di ragione, non solo quelli dei ceti elevati, e la ragione è per sua definizione una cosa buona. Quindi, gli uomini non possono che avere una natura buona, quindi arrivano ad affermare per raziocinio quello che in realtà, ad esempio, la Chiesa affermava per dogma, perché anche nel pensiero religioso si parte dal fatto che l'uomo, come sua natura, sarebbe portato al bene. Gli illuministi respingono però una parte del pensiero cristiano nel momento in cui nella dottrina della Chiesa si afferma che l'uomo è stato rovinato dal peccato originale e è necessaria una purificazione da questo peccato che si ottiene col battesimo e un'opera costante di diciamo così, redenzione, un impegno da parte dell'uomo perché il peccato originale lascia comunque sostanzialmente una sorta di seconda radice di tendenza anche al male.
Gli illuministi si oppongono a questa visione delle cose, quindi hanno fiducia nell'uomo, nella convinzione che appunto l'uomo possa realizzare il proprio progresso in quanto appunto razionale e buono per definizione. Quindi abbiamo una sorta di ottimismo di fondo che va anche a costituire la base dell'egualitarismo illuminista, proprio perché, come dicevo prima, la natura dell'uomo è buona in tutti i suoi esemplari. Questa uguaglianza deve essere estesa a tutti gli uomini del mondo, e da qui nasce quindi anche un altro termine tipico dell'illuminismo, che è il cosmopolitismo, ossia una teoria che sostanzialmente afferma che gli uomini sono cittadini del mondo, quindi la patria non è la patria nazionale, ma la patria di ciascuno è il mondo intero. Se vogliamo un pensiero molto moderno, insomma, che è stato poi ripreso anche in seguito, pur con invece un periodo, quello particolarmente invece dell'Ottocento, in cui abbiamo avuto i moti risorgimentali, dei moti di indipendenza nazionale in varie zone d'Europa. Quindi la storia è poi andata diversamente nell'immediato, ma questa idea di egualitarismo, di cosmopolitismo è stata poi ripresa anche in seguito. Ecco, dicevamo prima del mito del buon selvaggio, quindi chiaramente l'uomo europeo che esplora, pensiamo ad esempio James Cook che arriva in Australia e trova questi aborigeni che vivono allo stato praticamente primitivo, si pone il problema di come debba giudicare queste persone che apparentemente sono molto meno evolute rispetto a quelle che ha lasciato nella madrepatria, quindi non hanno un'organizzazione statale, non hanno delle leggi, non hanno delle dimore sontuose, decorate o progettate con raffinatezza come possono essere quelle a cui sono abituati gli uomini europei. Quindi i giudizi sulle popolazioni, diciamo così, esterne all'Europa, elaborati dai viaggiatori, danno origine a due teorie opposte: il mito del buon selvaggio, che è quello che viene citata più di frequente, e il mito del cattivo selvaggio. Il mito del buon selvaggio dice che il selvaggio è buono perché vivendo a contatto con la natura ha una visione più semplice, più spontanea della vita, non è invidioso, non è geloso, non è egoista, non è stato corrotto dal progresso e da tutti quei meccanismi che nelle società evolute portano gli uomini a combattersi per avidità di potere. Ecco, il mito del cattivo selvaggio, al contrario, invece, riteneva che gli uomini selvaggi andassero in qualche modo educati, perché non conoscendo le regole della civiltà, all'epoca appunto la civiltà per antonomasia era quella europea, non era stato educato al bene. Ecco, gli europei stessi quindi al loro interno avevano delle linee di pensiero differente, come dicevamo prima, l'illuminismo non fu una corrente uniforme, aveva dei principi di fondo, dei principi cardine condivisi da tutti i suoi esponenti, ma poi ognuno li declinava, ovviamente, insomma, come naturale che sia, secondo il proprio pensiero. Ecco, quindi c'era chi giudicava i selvaggi buoni, addirittura superiori agli europei, e chi invece, affermava che la superiorità, spettasse alla cultura nostrana. Questo ci fa capire quanto siamo distanti rispetto alla visione odierna. Oggi siamo abituati a considerare tutte le culture ugualmente valide, siamo perlomeno, insomma, vale sempre per l'area europea, di questa stiamo parlando a livello storico, quindi faccio un parallelo con quella che è la visione europea di oggi. Si tende comunque ad affermare che le culture hanno tutte pari dignità, si insiste molto sui valori dell'accoglienza, della condivisione, della solidarietà, inclusività. All'epoca tutti questi concetti, questi atteggiamenti non erano per nulla scontati. Ecco, i luoghi in cui si discuteva di questi argomenti e ci si confrontava su queste teorie così nuove erano molto spesso i salotti e i caffè. Le idee degli illuministi furono quindi oggetto di un vero e proprio dibattito pubblico, quindi ebbero modo di circolare in tutta la società, diffondendosi anche in modo abbastanza rapido.
Naturalmente la condizione essenziale perché questo possa accadere è che ci sia libertà di circolazione delle idee e non è un caso se inizialmente questo meccanismo ebbe origine soprattutto in Inghilterra dove il governo aveva posizioni più aperte perché invece laddove esiste una censura, un controllo sulla diffusione delle informazioni ovviamente va da sé che questo non accade. Nei primi decenni del Settecento si stampavano una ventina di giornali in Inghilterra, fra cui il famoso The Spectator, che vendeva 10.000 copie al giorno. Verso la fine del Settecento, nacquero inoltre dei grandi quotidiani, come ad esempio il Times. L'Inghilterra appunto fu quindi il paese d'avanguardia in questo meccanismo. In Francia dovremo attendere fino al 1777 per l'uscita del Journal de Paris, quindi del primo quotidiano. Chiaramente il presupposto perché si potessero vendere i giornali era anche l'alfabetizzazione della popolazione, quindi la capacità da parte dell'acquirente di leggere almeno, se non scrivere, quantomeno leggere. E nel Settecento in Inghilterra si passò dal 50 al 65% e in Francia dal 30 al 52%. Il dibattito pubblico chiaramente favorì anche la nascita di luoghi di aggregazione, quindi luoghi di incontro dove si poteva parlare di questi argomenti. Quelli privilegiati furono i salotti e i caffè. I salotti erano prevalentemente luoghi di incontro e di discussione fra intellettuali, quelli più famosi furono a Parigi, ma se ne trovavano anche in Italia e in Germania. Il caffè era invece un posto meno raffinato, quindi potevano accedere tranquillamente esponenti della borghesia, scambiando le idee in modo molto libero, senza pregiudizi e senza, diciamo, intolleranze su quello che, su quelle che erano le problematiche che riguardavano la vita civile. Nei caffè i giornali venivano letti ad alta voce e commentati, però si trattava di luoghi che potevano essere frequentati solo da uomini, mentre nei salotti era ammessa anche la presenza femminile. Ecco, in questo periodo nascono anche quelli che saranno poi i moderni quotidiani. Inizialmente si parla di fogli, quindi di avvisi a stampa che riportavano le notizie principali e non avevano una cadenza regolare nell'uscita, quindi venivano pubblicati quando c'era qualche cosa di realmente importante da dire, quindi quando c'era qualche notizia considerata importante o qualche motivo commerciale. C'erano poi le gazzette che raccoglievano notizie di politica. Il termine deriva dal nome di una moneta veneziana, la gazzetta, perché era appunto il costo di una copia di una gazzetta. Ancora oggi abbiamo tante testate che riportano questa dicitura nel nome, pensiamo ad esempio anche alla comunissima Gazzetta dello Sport. Ecco, come ultima sottolineatura sull'illuminismo e su quelle che sono le conseguenze che questo movimento culturale così ampio e composito al proprio interno ha lasciato anche oggi, è la nascita della cosiddetta opinione pubblica. Cioè, fino a quel momento non ci si poneva tanto il problema di quello che la maggior parte della popolazione pensasse in merito ad una decisione, cioè si era abituati, soprattutto nei regimi a monarchia assoluta, si era abituati all'imposizione delle leggi dall'alto, quindi il popolo non poteva che accettare quello che veniva deciso. Ecco, opinione pubblica invece è un termine che nasce proprio nel Settecento e che indica quello che pensa la maggioranza della gente. Quindi è una sorta di sintesi che viene elaborata dopo che c'è stato comunque un confronto, un dibattito, un ragionamento su quelle che sono le tematiche. Ecco, quindi chiaramente l'opinione pubblica è importante solo laddove si pensa, si ritiene che le idee dei singoli possano in qualche modo incidere sulle scelte politiche e quindi questo tipo di società che viene immaginata nel Settecento è stata poi in qualche modo realizzata nei secoli successivi. Bene, vi ringrazio per l'attenzione, come sempre, e vi invito a continuare a seguire il canale per non perdere gli aggiornamenti. Arrivederci, alla prossima!